Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su piante contro zombie 2 Chinese Edition. Amici, prima di cominciare con questa parte, intanto come state spero che siate persone felici sempre, quello ve lo auguro sempre. Ma poi, devo anche chiedervi una cosa. Nel frattempo che sblocco le ciliegie esplosive perché sono dell'antico Egitto, quindi non valgono come pianta della parte, poi vi devo chiedere, guardate, ho sbloccato io i pacchetti di semi necessari, cioè puzzle più che altro, per fare salire Blue Buddha Bowling al livello 5. But, mi dice che ci vogliono 10 pozioni gialle, ma voi sapete dove si possono ottenere queste pozioni gialle? Io non ne ho idea. Perché guardate, non me lo fa capire. Sì, qui, ma solo da qui si possono ottenere queste pozioni gialle, perché se è così, ci vorrà un bel po' di tempo. Ditemi se sapete qualcosa. Comunque, mi raccomando, prima di cominciare con questa parte in cui inizieremo una nuova era, importantissimo, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. Ora vediamo qual è la pianta della parte da sbloccare, non vi preoccupate. Siamo sulla Sky City, difficoltà 3 di Zombotron, non dell'era. Fammi vedere l'era quanto è difficile, non me lo fa vedere. Comunque, siamo più che qualificati per entrarci, quindi vai. Cosa ci aspetterà in questa Sky City? Lo vedremo tra poco. Abbiamo già sbloccato la Spinanas. Da me è chiamata Spinanas. E ne sbloccheremo un'altra in questa parte che è questa. La pianta... Che cosa fa? La pianta ciclone, tornado. Ciclone. Comunque, cominciamo col primo livello. In cui penso che saremo costretti a utilizzare la rotorabaga. Dopo che già l'abbiamo usata tante volte nelle città congelate. Ma vabbè. Abbiamo solo 3 file. Avian, ma si sono iscritti e hanno messo mi piace. Non lo so, Dave. Come fai a non controllare almeno 11.045 volte? Sei pazzo, Avian? Ma non ci posso fare niente, non ve la prendete con me. Sì che ci vuoi fare qualcosa, costringili con la forza. Dave, non si dicono queste cose. Ha ragione, Dave. Basta, basta, basta. Queste cattive influenze mi porteranno alla distruzione. Allora, nel frattempo però mettete mi piace. Cos'è questa casa delle meraviglie? Non lo so. Togliamo le piante che utilizzo nell'arena. Infatti c'è la rotorabagas. Poi metto le due piante che ho appartenenti a questa, ovvero questa. Ah, no, ne ho tre. E questa. Queste tre piante. Poi mettiamo il buon porcino, che non lo metto da Tintu. Voglio mettere la pianta che nella scorsa parte, il bambù fantastic, che non ho potuto utilizzare. E metto questo, il... Guardate, sono volanti, ma che bella, questa era totalmente diversa dalle altre. Di sicuro mi pentirò amaramente che sia totalmente diversa dalle altre, la odierò. Dave, basta di insistere, tra poco si scrivono, zitto. Casa. Che vuol dire casa? Non lo so. Allora, la rotorabaga è una pianta che esiste, e questo è un dato di fatto. Beh, l'abbiamo già vista tante volte, quindi non commenterò ulteriormente la rotorabaga. Questi sono gli zombie ordinari, credo. Io credo che sia così, io credo. Ce la dovrebbero fare due rotorava, che spero. Mi auguro per loro. Vediamo questa invece. Ma è un effetto istantaneo e poi scompare? No, rimane là. Scusate, mi sto scoprendo le cose ora. Non le so da prima. Ah, no, è scomparso. Disgraziata pianta ciclone. Vabbè, è una pianta... Diciamo tra virgolette il fagiolotto di quest'era, una cosa del genere. Metto qui la mitraglia asparagi ai lati, perché la rotorabaga è meglio nelle file centrali. E qui se dovesse arrivare qualcuno metto il bamboo master. Qua così, e qua metto il ciclone. No, sta mangiando la rotorabaga. Ok, li confonde, ok, ho capito. Non posso mettere questa volante? No, vero, vabbè. Sarebbe stato bello, ma non sensato. E comincio a mettere da qua le Spinanas. Non so ancora cosa voglia dire quello, ma va bene. Tra gli asparagi vai anche qui. La rotorabaga è una ricarica veloce, mi auguro. Mi auguro fortemente. Poi ne metto, vabbè, dai, una al centro, la metto... Mitraglia asparagi. No, ho sbagliato. Volevo mettere una Spinanas qui. Facciamo anche così e così.
Guardate però che lenti i buon porcini, sempre a fare soli. Non sopporto questa cosa dei buon porcini, devono salire di livello, lo so. L'ho anche detto più di una volta, però in queste condizioni è veramente, veramente, veramente. Facciamo così. Però vabbè, c'è di buono che qua tutte le piante sono volanti, quindi in queste file posso mettere... Posso concentrarmi sulle piante... Produci soli o comunque le piante di terra. Finito questo livello? Sì! Volando nell'oceano, sull'oceano, perché nell'oceano non si vola. E ce l'abbiamo fatta a sconfiggere questi zombie con tutte le piante volanti. Abbiamo sbloccato la rotorabaga, sì. Siete felici di aver sbloccato la rotorabaga? Io, in termini molto molto moderati, non più di tanto. E anche posso sbloccare i pezzi di puzzle per la rotorabaga, quindi la posso fare salire di livello in questo modo. E qui c'è uno zombolino con un bombardiere, tipo, che cos'è? Che cos'è? Allora, devo mettere la rotorabagas, dove sei? Qui. Lascio i buon porcini, però ne devo mettere di più rispetto a prima, perché prima mi sono ritrovato senza soldi. Posso togliere il bambù kidnapper, perché non mi è utile. Però facciamo che prima metto una fila di mitraglia asparagi. Dove posso mettere entrambi? Però la mitraglia asparagi è di livello 3, mi fa stare più sicuro, e insomma, la rotorabaga essendo a livello 1 non ha questo effetto su di me. E poi la mitraglia asparagi è molto forte, costa 125, ma ha davvero un potere eccezionale. Voglio vedere però se questa pianta ciclone sconfigge gli zombie sotto un certo livello, io non saprei. Beh, se gli fa un bel po' di male comunque, quindi ottimo. Cosa sta facendo? No, è questo che intende. Smettila! Guardate, si è gonfiata la spina. Nasse, che fa quando si gonfia? Si arrabbia? Ha ragione, come si è permesso. Quindi anche questo è un potere segreto della spina. Nasse, oltre ad essere una pianta resistente, utile nella grande orda sulla spiaggia. Molto interessante, molto interessante. Mettiamo un altro buon porcino. E qua mettiamo un'altra spinanas. Pianta ciclone, buon porcino. Mi devo sbrigare perché arrivano zombie come se non ci fosse un domani. E senza però la spinanas come si fa? Si deve sconfiggere lo zombie bombardiere così come i poveri. Scherzo ovviamente. Vabbè, non è che abbia detto niente. Sto zitto. Sto zitto che stando zitti certe volte si fa meglio che stando parlando. Metto una fila di spinanas così sblocco quegli schifosissimi zombolini bombardieri. Sono tutti schifosissimi per me. E ce la faccio? No, la spinanas ci metto un bel po' a caricare. Vabbè, giustamente è un muro di noce, ha pure quest'altro effetto aggiuntivo, ci sta. Però ci metto il ciclone, muori! Ah, ma tira pure nella fila, davvero potente il ciclone. Facciamo così, penso che ce l'abbia fatta con questo livello. Non so perché gli zombie secchioni stanno morendo come se fosse niente. Sarà perché c'è la mitraglia asparagi di sicuro. Ma è interessante. Ok, con questo livello ho sbloccato i pezzi di puzzle della rotorabaga. I really think so. Vediamo se quello che dico corrisponde a verità. Lo vediamo. Vabbè, basta, sto zitto. Sì. Vabbè, che in realtà già lo sapevo che corrispondesse a verità, però. Un secondo, che cos'è questo? Cos'è successo qui? Qualche pianta? Sì, l'alga combo. Scusatemi se mi occupo anche dei miei giardini e delle mie missioni, dei puzzle, delle cose. Ma servono, perché se devo cercare di sconfiggere Zombotron devo accumulare piezzi di piazzoli in continuazione. Ok, altro livello, altra corsa. Vediamo di cosa si tratta. Devo togliere però il bambù, fantastico. Posso scegliere le piante qui? Secondo me no, me le dà lui. Perché magari mi fa provare la spinanas. Cioè, secondo lui mi fa provare, secondo il gioco. E infatti, vediamo, non posso scegliere. C'è questa pianta... Ah, è volante. Giustamente, di questa. Giustamente, in caso la sbloccherò nella prossima parte. C'è anche l'UFO. Che carino questo UFO. Beh, lo metto per il momento. Qui non so cosa faccio. Che cosa
Strana. E l'UFO invece lo metto qui. Ce l'hanno già queste tre mini baccelli che vanno in giro a colpire gli avversari. Vabbè, l'UFO in realtà l'ho visto qualche volta nella modalità quella in cui... Come si chiama? Quella in cui dobbiamo fare le cose con gli zombie, dobbiamo sconfiggere le basi degli avversari. Quella modalità, che non ha un nome ufficiale, si chiama così. Ah, però per un po' poi si disattivano questi baccelli strani. E quest'UFO blocca per un po' gli zombie. Non è male, però. Potrebbe anche essere meglio, diciamo così. Secondo me se sale di livello questa pianta con i baccelli è molto forte. Cioè, potrebbe essere molto forte. Però non ho capito se questi cosi... Ah, sì, danneggiano anche le piante. Disgraziati! Però la pianta baccello non si sta facendo... No, la pianta baccello già c'è. La pianta baccello volante non si sta facendo intimidire. Mi stanno distruggendo però le rotorabaghe. Questo non è bene. Siamo all'orda finale. Va bene, carino questo livello. C'è la tripla spara semi perché... La tripla spara semi ci deve essere in qualche momento. Facciamo il potere della pianta... Questa qua, della pianta baccello volante. Ne lancia tantissimi. Sì, distruggiamo tutto. Invece la pianta UFO fa una cosa straordinaria di luce. Dei giochi di luce mai visti prima che confondono gli zombie per un po', va bene. Va bene, ottimo, va bene, ottimo. Livello 3 completato. Sono davvero carine, tipo questa pianta UFO mi piace molto, è tipo una zucchetta pure questa cosa. Mi piace molto, mi piace decisamente. But vediamo cosa ci aspetta nel livello 4. Siete curiosi di sapere del livello 4? Wow. Cos'è questo che abbiamo sbloccato? Il tagliaerba, tra virgolette, di quest'era? Penso di sì. Vediamo se qui potremo scegliere le piante. Sono sempre gli stessi 4 zombie. Sì, tolgo lui. E metto... Metto la Rafflesia. Voi chiederete, ma perché la Rafflesia avian? Beh. Non lo so, mi andava di metterla poi una pianta che spara in lontananza. Questo non c'entra niente. Ah, c'è un potenziamento extra? Ah, con la navicella possiamo sparare sugli zombie? Molto interessante. Dai, distruggi. Ah, anche gli zombie normali distruggono così. Vabbè, ho capito, ma... Ok, si attiva in automatico. Mi stavo preoccupando che lo dovessi attivare ogni volta io perché avrebbe fatto pena. Metto subito anche la Spinanas perché se arrivano quei bombardieri. Che bisogna stare attenti. È vero. Comunque credo di averle tutte le piante di quest'era, più o meno. Ma poi scusate, ma il trifogliatore in teoria non fa volare tutti via. No, lo so che non è così, però in teoria non dovrebbe essere così. Smettetela di attaccare i miei mitragli asparagi. Le mie mitragli asparagi, più che altro. No, no, no. Ma quando è passato questo? Beh, la mitraglia asparagi è salita di livello, quindi anche la sua salute è aumentata. Metto qui, metto una Rafflesia qui. Smettila! Ma credo che non venga neanche danneggiato la Spinanas dai colpi di quello zombie. Allora, metto altre due mitraglie asparagi perché questo livello mi sta sembrando bello tosto. Intanto facciamo anche così. Mitraglie asparagi qui, perfetto. Spinanas qui. E Rafflesia la metto qui.
Alla fine la Rafflesia fa dei danni lenti, ma comunque ci aiuta in qualche modo. Diciamo che non è totalmente useless, che vuol dire senza nessuna utilità. Ah, ma ancora continua il potere della nave? Va bene, non devo neanche... Cioè, non lo so, lo posso attivare in continuazione solo in questo livello? Boh. Lo scopriremo solo vivendo, dice la canzone. Rafflesia. Vabbè, ce l'ho fatta. Potere della Spinanas. Yeah. Guardate come balla, guardate che ritmo. Era il centro della discoteca. Va bene, livello 4 completato. Finora mi sta piacendo quest'era. Abbastanza complicata perché già i primi livelli... Vabbè... Non voglio esagerare, non è che sono difficili, però... Insomma... già ci mettono un livello di difficoltà carino. Ma ancora qui, ma cosa succede? Ma cosa succede? Quante cose sblocco oggi? Ma quante cose? Ah, tra l'altro c'è un'altra pianta che posso sbloccare, però lo faccio bene. La prossima parte ne sblocco di nuovo due, però devo farlo. Se non me lo ricordo sono pazzo. No, ora mi dice se voglio installare qualcosa, che rottura. Tolgo la Rafflesia perché è troppo scarsa. No, troppo scarsa, però costa troppo più che altro. Ecco, lo sapevo, non voglio installarlo. Posso mettere il dente di leone che non l'ho messo più. Perché mi ha veramente deluso. Veramente dente di leone, pentiti, pentiti. E anche il buon porcino in questa parte ritrova un po' di respiro. Perché nelle scorse parti l'ho un po' lasciato da parte. Devo sempre stare attento alla ricarica della Spinanas perché... perché devo cercare di mettere il più presto possibile, così posso, per esempio qui, così posso subito respingere quegli zombolini. Finora mi ha fatto scegliere le piante quasi in tutti i livelli, grazie gioco. Questo è molto umano da parte tua. Come metto una pianta ciclone, ecco che arrivano subito gli schifosi. Spinanas anche qui, mi sembra siano state danneggiate queste piante, per cui ecco la verità, facciamo così. Però mi dispiace, in questo gioco non c'è la possibilità di potenziare le, cioè di velocizzare la ricarica delle piante. Che è successo? Cos'è questo? Ah, lancia degli zombolini. No. Ah, ma sono tipo gli zombie dynamite. No, non me l'aspettavo questa. Beh, più che altro non potevo saperlo, più che non aspettarmelo. Allora devo mettere tante rotolabaghe perché possono attaccare anche dietro. Quando l'ho messa quel dente di leone? Vabbè, ottimo che io l'abbia messo. Un altro disgraziatissimo coso. Dai, rotorabaghe. Maledetti che mi tolgono i buon porcini. La spina non si è carica, sì, la metto qua. L'hanno mangiata qualcuna? No. Siamo all'orda finale, ok. Meno male, meno male. Ma qui non c'è un allora dei tagliaerba, non l'ho capito. Non c'è un... ciclone. Dente di lion. Vabbè, non serve però, lo metto. Dente di leone. Ok, dente di leone ci sta bene in quest'era perché sono soffioni... Cioè, lancia soffioni che sono piante volanti, quindi ci sta bene. Va bene. Va bene, va bene. Abbiamo cominciato bene quest'era perché mi sta piacendo. Finalmente. Spero che non ci siano livelli stupidi come quelli delle grotte congelate, perché l'ultimo ci sono dei livelli proprio stupidi, quello con la Lillamerang. Non glielo perdonerò mai a questo gioco. Ah, ma si sbloccava anche così questa pianta. No, vero, io non ho controllato cosa si sblocca. Si sblocca anche questa. Si sbloccherà anche...
quest'altra. Beh, di quella non ho i pezzi di puzzle. No, ho sprecato 10 pezzi di puzzle, uffa. Vabbè. Insomma, mi raccomando, prima di terminare con questa parte, lo sapete, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione, e attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un video, così non ve ne perderete mai uno. E detto questo, ci vediamo nella prossima parte. Bye!